Grazie per il tour estivo. Come produce un tour Gianna Nannini? Beh, di solito mi metto d'accordo con il tempo. No, è chiaro che l'estate è un altro tipo di concerto, perché dal vivo, nel senso siamo all'aperto, c'è un'energia maggiore, una vibrazione che dipende anche da dove siamo. Poi siamo in Toscana, si sente un altro spirito, o piuttosto nel sud o in Sardegna. Quindi vado nei luoghi dove non sono stata quest'inverno, perché portare questa musica che abbiamo fatto quest'inverno. Ha sempre fatto parte dell'organico, infatti è lui che ha messo su tutta la tournée, da parte, diciamo, la produzione musicale, e ha potuto trovarci anche in vari luoghi, solo che era impegnato in studio, non poteva fare tutta la tournée invernale. E siccome tutti gli arrangiamenti che abbiamo fatto e prodotto con Will Malone in questo album ultimo, Gianna Best, ma anche in Grazie, sono un organico fra chitarre e archi, cioè c'è una vera partitura di chitarre, si tratta di un rock classico sinfonico che raramente si sente in giro. Anzi, ci tengo a sottolineare questo aspetto, perché credo proprio che come sono state studiate le chitarre insieme agli archi sia una cosa unica, e dal vivo si deve sentire. Faccio questo tournée molto volentieri per far sentire che tre chitarre con gli archi fanno questo tipo di lavoro nel rock. Ci sarebbe vari aggettivi, comunque diciamo, abbiamo la batteria Thomas Lang, che suona con me da quasi 4-5 anni, che di più è uno dei musicisti, penso uno dei 3 migliori batteristi al mondo, ha fatto i miei dischi ultimi, è stato, penso con l'Inghilterra e in America sono stato un po' con tutti, la Depeche Mode, e poi devono fare i dischi bene per noi, insomma. E oltre a lui c'è il bassista, che Hans Mann, che da più di 30 anni suona con me, e fa parte dell'organico storico di Connie Plank, dello studio dei ragazzi dell'Europa, è un ragazzo dell'Europa come me. E poi vado per anzianità in un certo senso, e dando precedenza appunto agli storici. Poi c'è Stefan Eben, che invece è l'ultimo arrivato e che fa parte della programmazione della PIA, è stato un musicista, ha seguito tutto il tour di Pia come la canto io, è un ragazzo su cui può contare, è tedesco, perché ogni tanto mi ci vuole sempre un tedesco che fa la parte, diciamo, soprattutto quella tecnica, che è una sicurezza. Lui ha le sue specialità, i tedeschi sono la logica e noi abbiamo l'emozione. Poi c'è i nuovi chitarristi, che sono il quadrupede, che è Davide Ferrario, che è un chitarrista singolare, oltre a suonare il pianoforte e la chitarra, ha anche una sua band, canta, quindi ha anche una sua storia personale. E poi abbiamo l'altro chitarrista, che è Giacomo Castellano, anche lui con me da diversi anni, dalla tournée di Perle. E poi abbiamo il nostro direttore d'orchestra, che è appunto Davide Tagliapietra, che oltre a aver suonato negli ultimi dischi ha anche fatto gli arrangiamenti del tour. Quindi meglio di così forse non faccio, non andare in tournée, è un'occasione importante. Gianna è senz'altro interessante e stimolante, direi, soprattutto perché ogni giorno, anche durante, dopo la tournée, ci fa provare delle cose, piuttosto che se ne viene con delle idee nuove, insomma, per cui ogni giorno è uno stimolo nuovo ad accontentare lei e comunque anche a provare delle cose che magari non si penserebbero di fare, insomma, molto, molto emozionante, devo dire. Gianna ha una carica, una grinta fortissima, veramente, per cui non può essere che una bella esperienza per chiunque.
bellissimo perché sono già 3 anni, questo è il 3° anno che sono in tournée con Gianna, e la sensazione è quella come di essere in una famiglia. I tecnici sono sempre i soliti, i musicisti sono cambiati, ma diciamo che si è creato in questa nuova band subito un gran feeling fin dai primi momenti. La band è mezza italiana e mezza tedesca, non sto ora a fare discorsi autocelebrativi sulla varietà dei musicisti, no, chi verrà a sentire giudicherà col proprio criterio. Ma la cosa più importante è l'aspetto umano. Per lavorare bene in una tournée è importante che ci sia assolutamente un buon feeling. No, grazie mille, ciao, ciao. Beh, allora, io mi chiamo Davide Ferrario, sono il chitarrista e da pochissimo il pianista di Gianna Nannini, da pochissimo nel senso che suono il pianoforte da agosto dell'anno scorso, e nonostante ciò lei ha insistito per farmi suonare il pianoforte, e di questa cosa io ne vado molto fiero. Sai, il rock è una parola un po' inflazionata perché ci mettono un po' di tutto. È difficile fare rock se non c'è la voce prima di tutto, e non basta avere una voce similmente rock per pensare di fare rock, perché il rock è soprattutto musica dal vivo, è una vita, un dedicarsi, un modo di esistere, e poi è anche non lo so, bisogna cantare dentro il rock per essere rock, non fare un accompagnamento di chitarre con delle sonorità e mettere su con la voce in primo piano. Quindi io penso che il mio rock sia molto più che italiano, ha una sua appartenenza, un'appartenenza alla Toscana, nel senso che molte canzoni che io scrivo hanno una derivazione sicuramente folk, un connotato folk a cui tengo molto, quindi musica popolare, musica rock. La musica che facciamo adesso è un rock classico sicuramente, perché sta andando avanti per varie forme il rock, quindi non c'ha una sua sola visione. Il suo bello è potersi trasformare nelle epoche e continuare a esistere nella sua identità culturale di paesi diversi. Arrivo dalla Turchia, dalla Georgia, ho sentito tanti musicisti dalla Bielorussia, e sono tutti musicisti che hanno una loro appartenenza. Questo mi interessa perché nell'est c'è una nuova filosofia musicale che viene un po' dal jazz e molto anche dall'ambiente folk, e che ha sicuramente è andato molto più avanti di quello che siamo andati avanti noi ogni tanto qua in Europa. Sospeso immobile, fermo immobile.